Benvenuti sul mio canale, io sono l'indagatore e oggi andiamo a indagare sui medici nazisti. Questo argomento ci porterà a vedere quelli che sono stati gli esperimenti medici, scientifici, sulle persone, sulle cavie umane. L'aspetto dei medici nella Shoah è un argomento ancora poco conosciuto, o quantomeno se ne parla poco. La presenza e il lavoro dei medici nei lager viene sempre esorcizzata parlando di Josef, il dottor Josef Mengele. E ci si ferma lì. Si parla del suo fanatismo, del fatto che era una SS, e si parla dei suoi esperimenti, e poi si comincia a sconfinare nel mistero, nel voleva clonare Hitler e tutte queste cose qua che non appartengono alla realtà. Ma è molto facile esorcizzare il tutto prendendo un medico e facendolo diventare l'angelo della morte, colui che quando faceva le selezioni si metteva i guanti bianchi e fischiettava Wagner. E così possiamo dimenticarci di tutti gli altri medici, colleghi di Mengele, che hanno collaborato e lavorato agli stessi progetti, facendo gli stessi assurdi esperimenti sulle persone, che venivano trattate da cavie come fossero dei topolini. Ma noi in questo video andremo a vedere che il lavoro degli esperimenti sui corpi delle persone lì internate, imprigionate con la forza, non è stato solo il lavoro di singole persone particolari, fanatiche o indemoniate o folli. No, ma lì c'era l'azione e il coinvolgimento delle università, degli istituti accademici, delle industrie farmaceutiche, di tutta l'industria medica tedesca. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti di questi medici e accademici, colleghi di Mengele, che anche lui aveva un buon curriculum stimato nelle università, queste persone hanno continuato la loro carriera di medico, di scienziato, nella Germania, e dell'Est e dell'Ovest, e non solo per chi è emigrato in altre parti del mondo. Capiremo subito che questi medici erano il meglio della medicina e della scienza tedesca nella Germania dell'epoca. La Germania che era il paese con più premi Nobel del mondo e che si sono loro offerti, non costretti, a questa opportunità che gli offriva il nazismo, ovvero di esercitare la loro scienza nei lager e avere a disposizione materiale umano vivo. Uomini, donne e bambini. Ma noi andiamo ancora indietro. Questi erano medici che già operavano molto prima che il nazismo salisse al potere e la loro ideologia, della quale loro erano imbevuti, era quella che li faceva distinguere tra le persone degne di vivere e le persone che non erano degne di vivere. Chi era utile e funzionale alla società, alla collettività, quindi allo Stato, allora era una vita degna di essere vissuta. Tutti gli altri che non lo erano, quindi erano un peso, un fardello per la società e quindi dovevano essere eliminati. Questi credevano che per il bene di tutti, di poter fare qualunque cosa agli individui inferiori, Untermenschen. E questo è successo in Germania, nel cuore dell'Europa, non all'epoca di Gengis Khan in Mongolia, o durante l'Inquisizione spagnola, o presso i druidi, o gli stregoni dei vari aghi dei vichinghi. No, c'è una moralità all'interno degli uomini, una bussola che ci fa capire ciò che è giusto e ciò che non lo è. Poi è anche vero che ci sono le persone che hanno questa bussola rotta, da lì partono i criminali. E ci sono le persone la cui bussola può essere orientata da quella che oggi noi possiamo chiamare propaganda. Mengele era un serissimo accademico, aveva studiato con i migliori genetisti dell'epoca, quindi un professionista impregnato di quella che era la mentalità scientistica e eugenetica dell'epoca. E questo è il passo molto importante che sto cercando di far arrivare a chi mi sta ascoltando.
I medici che hanno operato nei lager non erano folli, singoli, pazzi, invasati. Erano scienziati, medici, professori, dottori, accademici, professori delle università. Provate a pensare, e se la guerra fosse stata vinta dalla Germania, cosa sarebbe successo al dottor Mengele? Di certo non sarebbe fuggito in America Latina. No, certo che no. Sarebbe diventato un accademico e avrebbe avuto la cattedra per la quale lui ambiva e stava lavorando. Alla stazione di Treblinka, o Mauthausen, o Auschwitz, o Sobibor, c'era un medico in camice bianco. Durante le selezioni, appena arrivati nel lager, c'erano i medici con il camice bianco. Quando venivano azionati i rubinetti del gas nei lager, c'era un camice bianco. Quando si saliva la rampa di Auschwitz, c'erano i camici bianchi. E quando c'erano da valutare i bambini invalidi, se ucciderli o meno, c'era il camice bianco. Una domanda che ci potrebbe sorgere: ma dove hanno trovato tutti quei medici così scienziati, così formati, così accademici, così tutti predisposti e volenterosi a lavorare nei lager? Beh, semplice. Li hanno presi da un progetto precedente, che era l'Action T4, dove i medici stavano lavorando all'eliminazione delle persone che non avevano la dignità di vivere, gli invalidi, tedeschi e soprattutto minori. E parlando della Action T4, dobbiamo vedere questo personaggio, il dottor Kattel, per capire il peso della scienza nell'intervenire nell'assassinio di queste persone, di questi bambini. Chi era il professor Kattel? Andiamo a vedere. Werner Kattel, psichiatra e pediatra tedesco, ha studiato medicina presso le università di Friburgo, promosso dottore in medicina nel 1920. Nel 1924 ad Innsbruck, insieme allo psichiatra Alfred Hocke, autore dell'opera Approbazione della distruzione di vite inutile, le sue dimensioni e la sua forma. È uno dei tre esperti incaricati di esaminare le forme dei bambini con disabilità e decidere il loro destino. Autore del libro La cura del bambino sano e del bambino malato. Dopo la guerra, Kattel fu dichiarato innocente. Diresse la clinica pediatrica Mammolschoe, vicino a Kronberg, assolto dal tribunale di denazificazione di Amburgo, e nel 1954 divenne professore all'università di Kiel. Nel 1964 affermò che ogni anno nascevano quasi 2000 bambini idioti, che a causa della loro malattia congenita o disabilità dovrebbero essere uccisi. Morto nel 1981, il suo ritratto rimane presente sempre nella clinica pediatrica di Lipsia. Schedatura e valutazione. Tramite la schedatura venivano individuati pazienti con diagnosi come schizofrenia, epilessia, imbecillità. Sui moduli era riportata la diagnosi del paziente, la durata del ricovero, se riceveva regolarmente visite e la sua razza. Ciascun modulo veniva inviato a 3 periti e ad un supervisore. La capacità di lavorare del paziente rappresentava un criterio chiave sulla base del quale veniva deciso se ucciderlo, con il segno più in rosso aggiunto in fondo alla scheda. I periti ne decretavano l'uccisione. I periti, almeno 42 medici, la maggior parte dei quali psichiatri e neurologi, tra cui alcuni professori universitari, collaborarono spontaneamente agli omicidi in qualità di periti. La valutazione di migliaia di pazienti fu per loro fonte di reddito aggiuntivo, in quanto svolgevano questa attività parallelamente alla loro regolare professione. Venivano pagati in base al numero di moduli valutati. Come funzionava la T4? Molto semplice. Negli ospedali, i medici di famiglia, le ostetriche, dovevano segnalare subito all'ente preposto se il bambino era invalido o se il bambino era normale. E Kattel era a capo di questa struttura. Dopo la visita, o a volte neanche quella, analizzando quelle che sono le carte, e spuntava con un più il bimbo non era degno di vivere perché è invalido. Con un meno il bimbo era in osservazione. Leggiamo adesso la lettera di uno psichiatra. Lettera dello psichiatra nazista Ernst Illing, indirizzata ai genitori di uno dei tanti bambini assassinati.
sulla base del programma svolto dai reparti speciali infantili. Devo comunicarvi il mio rammarico nell'informarvi che il bambino è morto il 22 gennaio 1943 per infiammazione delle vie respiratorie. Prosegue. Egli non aveva fatto alcun tipo di progresso durante il suo soggiorno qui. Il bambino non sarebbe certamente mai diventato utile alla società ed avrebbe anzi avuto bisogno di cure per tutta la vita. Siate confortati dal fatto che il vostro bambino ha avuto una dolce morte. L'ordine di Hitler del 1939. Il Rachleiter, Boheller e il dottor medico Brandt sono incaricati sotto la propria responsabilità di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili secondo l'umano giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia. Questa comunicazione informale di Hitler, redatta sulla sua carta intestata personale, è l'unico ordine di uccidere conosciuto, retrodatata al giorno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Costituì il fondamento amministrativo degli omicidi per eutanasia. Dopo il 1945 gli stessi giuristi implicati nelle uccisioni si appellarono a questo documento per difendersi. Ho obbedito agli ordini. L'orrore più estremo è stato proprio quello che questi scienziati, questi medici, stavano uccidendo, torturando, sperimentando sui corpi vivi di uomini, donne e bambini per il bene dello Stato, della Germania e dell'umanità, ma quella ariana. Adesso andiamo a vedere il curriculum di alcuni di questi medici per capire la scientificità, la professionalità di queste persone che operarono come aguzzini nei lager e negli ospedali e in tutte le strutture mediche dove si compivano esperimenti sui corpi vivi di uomini, donne e bambini. Karl Franz Gebhardt, generale, medico, medico personale di Heinrich Himmler ed uno dei principali coordinatori degli esperimenti medici perpetrati nei campi di concentramento di Ravensbrück e Auschwitz. Nel 1927 intraprese gli studi di medicina a Monaco di Baviera, ottenuta l'abilitazione nel 1935. Ottenne un posto come professore presso l'Università di Berlino, ottenendo infine nel 1937 una cattedra in medicina ortopedica. Durante la guerra ordinò ed eseguì personalmente tutta una serie di esperimenti chirurgici su numerosi internati nei campi di concentramento, in particolare su donne, a Ravensbrück e Auschwitz, presidente della Croce Rossa tedesca. Fu catturato insieme a Himmler il 22 maggio e portato davanti al tribunale di Norimberga nel processo dedicato ai medici nazisti. Venne ritenuto colpevole dei crimini di guerra e crimini contro l'umanità e condannato a morte il 20 agosto 1947, impiccato il 2 giugno 1948 nella prigione di Landsberg am Lech in Baviera. Erta Oberhäuser, medico tedesco impiegata nel campo di concentramento di Ravensbrück, accusata di esperimenti su esseri umani, processata e condannata al tribunale di Norimberga per crimini contro l'umanità. Nel 1937 prese il dottorato in medicina e trovò il suo primo lavoro come assistente in medicina generica a Düsseldorf, conseguendo la specializzazione in dermatologia nel 1940. Nel 1940 rispose ad un annuncio su una rivista specializzata di medicina per un lavoro di assistenza nel campo di concentramento di Ravensbrück. Dopo una formazione di 3 mesi iniziò il lavoro come medico al campo. Partecipò agli esperimenti medici condotti su 86 donne, 74 delle quali prigioniere politiche polacche, iniettando sulfamidici e benzina, conducendo esperimenti sulla rigenerazione di ossa, nervi e muscoli. Uccise bambini con iniezioni di barbiturici, rimuovendo parti delle loro membra e organi vitali. Eseguiva esperimenti medici provocando ferite ai soggetti per simulare quelle riportate dai soldati tedeschi in guerra. Infliggeva ferite nelle quali infilava corpi estranei, come legno, chiodi arrugginiti, schegge di vetro, fango o segatura.
condannata il 20 agosto 1947 a 20 anni di carcere. Fu rilasciata nell'aprile del 52 per buona condotta ed esercitò come pediatra in Germania a Stoxe. Nel 56 fu riconosciuta da alcuni sopravvissuti di Ravensbrück e nel 58 le fu revocata la laurea in medicina. Presentò numerosi ricorsi ed ottenne il ripristino del proprio titolo di studio il 28 aprile del 61, anche se non riuscì più ad esercitare la professione medica. Morì in una casa per anziani a Linz am Rhein. E è molto importante capire di questi curriculum che erano persone di una certa istruzione, formazione antecedente al nazionalsocialismo, alla Germania nazista, perché stiamo parlando di dottori che già operavano quando ancora il nazismo, il nazional